In quest'epoca di grande crisi c'è chi non demorde e si lancia sul mercato, grazie anche all'iniziativa del governo verso la piccola imprenditoria. Abbiamo qui con noi Guido Marchini, il primo giorno proprio all'apertura della sua nuova azienda. Come si sente all'inizio di questa sua avventura? Beh, siamo una startup, siamo molto piccoli ma pieni di entusiasmo e credo che questo entusiasmo possa essere percepito anche dai nostri clienti. Vediamo. Voi avete usufruito della manovra anticrisi da parte del governo Renzi? Sì, esatto, è stata molto importante per noi e credo sia importante in questo periodo avere degli aiuti concreti, sia a livello di semplificazione legislativa che a livello di nuovi contratti, ecco. Bene, grazie, grazie mille, grazie a Guido Marchini, in bocca al lupo, buona fortuna proprio all'inizio, il primo giorno. C'è chi invece purtroppo non è riuscito a superare la crisi e intervistiamolo, parliamo con lui proprio. Lei? Nada male. Male. Ma male proprio. L'Italia oggi è al terzo posto in Europa per numero di disoccupati under 30, a parlare sono le statistiche. Sembra che il governo Renzi abbia un po' cambiato le tendenze. A parlare qui con noi c'è un giovane laureato, il primo giorno di lavoro. Come si sente? Beh, sono molto emozionato, è una grande opportunità. Lei si sente un po' un privilegiato? Beh sì, anche se... ecco, ho dovuto superare anni di studio e una selezione molto severa, quindi insomma. Bene, grazie. In bocca al lupo. Questi dati positivi chiaramente non devono farci dimenticare chi oggi il lavoro in Italia purtroppo lo perde. E che è successo? Mi hanno licenziato. Beh già. Tra l'altro c'è pure qua il principale. È andata male, molto male. È incredibile ma vero. Oggi in Italia un neo assunto e un giovane imprenditore possono perdere lavoro il primo giorno. Che cosa possiamo aspettarci dal nostro paese? Cosa può ancora succedere? Nando! Nando! Dove vai, Nando? Nando!